Reparto d'onore. Oh, gente! Reparto d'onore presentato. Armi. Onori a Sua Altezza l'Emiro dello Stato del Qatar. Uomini catanesi, di 49 e 56 anni, sono stati arrestati dopo aver tentato di derubare un anziano all'interno di un parco cittadino. Grazie all'attenzione della Polizia di Stato, i ladri non sono riusciti a fuggire. I due sono stati fermati dai falchi della squadra mobile, che stanno intensificando i controlli nei parchi e giardini della città, specialmente in aree dove in passato si sono verificati furti ai danni di persone anziane. La loro condotta sospetta ha attirato l'attenzione degli agenti. I ladri, guardandosi intorno, cercavano di allontanarsi rapidamente dal parco. Tuttavia, non hanno fatto in tempo a scappare, poiché sono stati bloccati dalla polizia, che ha identificato i due e ha trovato l'anziano appena derubato. I ladri, dopo aver tentato di immobilizzarlo, gli avevano portato via il cellulare, un pacchetto di sigarette, monete e banconote per un totale di 65 euro. La refurtiva è stata recuperata durante la perquisizione. Ulteriori accertamenti hanno rivelato che il 49enne era ricercato per un ordine di esecuzione emesso a giugno dalla Procura della Repubblica di Catania, per scontare una pena di 2 anni, 3 mesi e 15 giorni di reclusione. Dopo le procedure di rito e l'ascolto del pubblico ministero, i due sono stati trasferiti nel carcere di Piazza Lanza, a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha successivamente convalidato i loro arresti. Una giovane turista portoghese ha richiesto l'intervento della Polizia di Stato dopo aver scoperto che i suoi smartphone erano stati rubati mentre si trovava in Viale Kennedy. Accortasi della mancanza dei cellulari dalla sua borsa, la donna ha utilizzato un'app di localizzazione per aiutare gli agenti a rintracciare i telefoni tramite le coordinate GPS. Intervenuta la squadra volanti della Questura di Catania, gli agenti sono riusciti rapidamente a seguire le tracce dei ladri. Grazie alle informazioni fornite dalla turista, la polizia ha identificato la presenza degli smartphone in 2 negozi di vendita e riparazione di elettronica situati nel quartiere San Berillo. Dopo aver visitato le 2 attività, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno condotto i necessari accertamenti, individuando i telefoni corrispondenti alla descrizione fornita dalla vittima. I proprietari dei negozi, un uomo di 31 anni e un altro di 46 anni, hanno ammesso di aver ricevuto i dispositivi da un uomo di origine africana, il quale aveva chiesto un pagamento per sbloccare il PIN e riparare il cavo di ricarica. I 2 commercianti sono stati denunciati per ricettazione, mentre i telefoni sono stati restituiti alla legittima proprietaria, che ha espresso gratitudine nei confronti degli agenti per aver recuperato quanto le era stato sottratto,
consentendole di continuare il suo soggiorno in città senza ulteriori preoccupazioni. Un 29enne di Genova, già noto per precedenti legati a reati contro il patrimonio e la persona, è stato denunciato per truffa dalla Polizia di Stato. L'uomo, denunciato a piede libero dagli agenti del commissariato Borgo Ognina, nell'ultimo anno ha orchestrato diverse truffe seguendo sempre lo stesso schema. In particolare, il truffatore, utilizzando un falso profilo su social network, pubblicava annunci di vendita di automobili su una popolare piattaforma online. Offriva veicoli in ottime condizioni con pochi chilometri a prezzi stracciati, come un'auto proposta a 2.500 euro, ben al di sotto del valore di mercato. Le foto dell'auto pubblicate attiravano numerosi interessati. Una vittima, attratta dall'offerta, ha contattato il venditore, il quale ha fornito false generalità e dichiarato di risiedere ad Agrigento. Sostenendo di aver ricevuto altre offerte, il truffatore ha fatto pressione per accelerare la trattativa, chiedendo un bonifico immediato di 500 euro su una carta prepagata per bloccare la vendita. Quando l'acquirente ha chiesto di visionare l'auto, il venditore ha affermato che il veicolo era custodito in un garage ad Agrigento e che non era possibile visionarlo al momento. Inoltre, ha minacciato di vendere l'auto a qualcun altro se il pagamento non fosse stato effettuato subito. La vittima, non sospettando la frode e sedotta dal prezzo conveniente, ha eseguito il bonifico e inviato la ricevuta bancaria. Il giorno successivo, il venditore ha contattato di nuovo l'acquirente, affermando che stava per partire per Catania per concludere l'affare, ma ha sostenuto che il bonifico non era ancora arrivato sulla sua carta prepagata. Ha, quindi, richiesto un altro bonifico immediato di 500 euro, minacciando di non consegnare l'auto e persino di denunciarlo se non avesse pagato. A quel punto, la vittima ha capito di essere stata truffata e ha interrotto la trattativa, sporgendo denuncia al commissariato Borgo Ognina. Le indagini condotte dagli agenti hanno rapidamente portato all'individuazione del truffatore, residente a Genova, mettendo fine alle sue attività fraudolente, che gli fruttavano circa 5.000 euro al mese. Un viaggio tra le eccellenze vitivinicole del sud e del nord Italia è al centro dell'approfondimento su uve e territori in programma domenica 27 ottobre a Zafferana Etnea, nello splendido scenario alle pendici dell'Etna. Zafferana Etnea e Barolo, uve e territori di una compiuta unità d'Italia, l'evento, promosso dal comune etneo, intende celebrare il legame tra due territori simbolo dell'Italia agricola e vinicola, il versante etneo, noto per la produzione del pregiato Etna DOC, e Langhe Piemontesi, culla del rinomato Barolo. Un dialogo tra due terre lontane, ma unite da una passione comune per la viticoltura e l'amore per il territorio, in un'ottica di valorizzazione delle tradizioni locali e della cooperazione nazionale. Nel corso della giornata, il convegno esplorerà il ruolo che la viticoltura ha giocato e continua a giocare nell'unificazione culturale ed economica del paese. Attraverso la cura del territorio e la promozione delle proprie eccellenze, si può rafforzare il senso di unità e di appartenenza, precisa il sindaco Salvo Russo. Abbiamo coinvolto il comune di Barolo e i produttori di vino per gettare le basi di un percorso tra le nostre due città. Ci sono modelli di economia territoriale dove natura, dimensione umana, tempo passato e vocazione al futuro riescono a coesistere in modo compatibile. Le previsioni meteo per martedì 22 ottobre di Globus Television. Martedì, tempo spiccatamente instabile. Mattinata con precipitazioni a carattere sparso, anche moderate, miglioramento nel pomeriggio. Temperature massime fino a 26 gradi, valori notturni invariati. Mari, Mar Tirreno mosso, Mar Ionio molto mosso, Stretto di Sicilia molto mosso.